Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra video recensione del Sony Xperia E1. Un piccolo, il piccolo in casa Xperia, il piccolo di nuova generazione che ha moltissime frecce al suo arco. Sinceramente ci aspettavamo un prodotto molto inferiore rispetto alle aspettative, ma alla fine eh, ci ha stupito in senso positivo. Quindi direi di iniziare dalla nostra solita apertura della scatola. La scatola decisamente eh, generosa come dimensioni, contrariamente allo eh, smartphone. Andiamo ad aprirla, eh, volevo solo farvi vedere i, le tre varianti di colore disponibili, eh, bianca, eh, nera e viola. Allora, andiamo a scoprire il contenuto. Di solito carico batterie da viaggio di Sony, le cuffie eh, classiche Sony, di ottima qualità, e il cavetto USB, micro USB eh, da eh, a collegare al, al caricabatteria. Oppure a usare come cavo eh, dati. Eh, qua inoltre abbiamo qualche manualino che sinceramente non abbiamo neanche aperto. Quindi scatola enorme per un piccolissimo smartphone, come potete vedere. Questo è il nostro Sonic Xperia E1, estremamente, ve lo dico subito, ergonomico, uno dei più, degli smartphone più ergonomici che abbiamo provato negli ultimi mesi, addirittura forse eh, degli ultimi anni, eh, mm, con delle dimensioni eh, molto limitate. Abbiamo infatti un'altezza di 118 mm x 62,4 x 12 mm di spessore, spessore abbastanza... Eh, Abbastanza, eh, elevato eh, ma eh, comunque eh, giustificato dalle dimensioni compatte del telefono eh, materiali materiali eh, buonissimi eh, siamo di fronte a materiali plastici non, eh, non stupitevi però la plastica del, della cover posteriore è ruvida estremamente piacevole al tatto ben fatta design che mi piace moltissimo ricorda un po Xperia di alto profilo come gli Z, anche se eh, forse questa sua anima colorata, questa doppia banda eh, colorata e questa cornice più bombata, eh, è quasi, quasi quasi più gradevole il design complessivo. Come potete vedere, la eh, cover posteriore si stacca, è abbastanza dura e eh, non vogliamo neanche romperlo. Qua abbiamo la batteria, vanno per la sim e per la micro SD che è fortunatamente compresa. Andiamo a chiuderlo, si chiude in pochi istanti. Come detto è estremamente ergonomico, sul lato sinistro troviamo il eh, connettore micro USB. Eh, nella parte eh, inferiore troviamo soltanto la fessurina per il microfono, come potete vedere, qua piccolina. A destra troviamo il tasto di blocco sblocco accensione e bilanciere del volume. In più sopra abbiamo il tasto dedicato Walkman perché questo è un telefono dedicato alla musica, eh, come praticamente ormai solo più sonni fa, eh, e abbiamo anche un jack da 3,5 standard che è un telefono dedicato alla musica è d'obbligo. Uh, quindi da questo punto di vista capite perché le cuffie sono comunque di qualità un po' più elevata rispetto alla categoria di dispositivo che è di fascia uh, bassa um, andiamo ad sbloccarlo uh, sin da subito i fan di Sony riconosceranno l'interfaccia con questo tipo di veneziana a, uh, che ci fa da um, schermata di blocco sblocco schermata di blocco sblocco che ha anche i widget superiori come potete vedere a destra andiamo scusate batteria scarica parlavamo dei widget widget nella parte alta del display ehm, abbiamo la possibilità di godere di una tendina piuttosto eh, minima come piace a me sinceramente luminosità regolabile oppure adattabile automaticamente, quindi il sensore di luminosità è presente. Adesso è attivo e la luminosità è stata parecchio diminuita. L Interfaccia è piuttosto fluida, ma prima volevo parlarvi dell'hardware. Hardware con gli alti e bassi del caso. Eh, display da um, con una risoluzione da 4 pollici, scusate, con una risoluzione 800x480. Un buon display. Non eccezionale, naturalmente, ma assolutamente buono per la categoria di prodotto comunque da prezzo molto limitato. Eh, quindi, display più che sufficiente. Eh, l'imitazione invece lato hardware: non a livello di SOC, visto che lo Snapdragon 200 di Qualcomm da 1.2 GHz dual core fa abbastanza dovere il suo lavoro. Ma eh, quanto per la RAM, RAM limitata solo a 512 MB, un po' poco oh, nel 2014, un quantitativo così limitato di RAM, e lo vedremo soprattutto in alcune situazioni. Eh, troviamo per fortuna eh, uno storage che può godere del. Dell'espansione della micro SD anche perché la memoria disponibile già solo all'accensione di questo device è purtroppo un po' limitata. Ve la faccio vedere subito. Impostazioni: memoria. Lo spazio totale è di 2 GB. Disponibile 1.14 quindi veramente è pochino F Fortunatamente abbiamo il, il, la possibilità di installare una micro SD senza nessun problema info sul telefono, versione di Android ancorata ancora a Jelly Bean eh, possibile, anzi auspicabile l'arrivo di Android KitKat dato che eh, l'ultima versione di Android contrariamente a molte leggende eh, sfrutta ancora meglio la RAM e eh, va a incidere meno sulle prestazioni eh, per il resto eh, ci troviamo di fronte a un dispositivo Sony piuttosto classico tranne per la componente audio quindi partirei da quella dato che è un telefono uh, che fa dell'intrattenimento audio uh, la sua peculiarità col tastino dedicato accederemo direttamente al lettore MP3 come potete vedere e soprattutto sentire che si aprirà qua nella tendina. Andiamo ad aprirlo, il oh, lettore MP3 Walkman, molto ben fatto eh, Non so se potete vedere il led Led di stato meraviglioso eh, Questa mh, luce in stile eh, In stile, non so, alien Veramente bella Veramente ben fatta eh, Andiamo a vedere la lista dei brani Troviamo tutta una serie di brani Già precaricati Sentiamo il nostro solito Shakira di test e alziamo al massimo. Allora, audio altissimo, veramente spara. Spara un audio eh, molto molto alto, positivo soprattutto anche per il viva voce. È molto superiore a tantissimi altri smartphone più blasonati. Si vede che eh, lo spessore più elevato e questo quest altoparlante più grande fanno a dovere il suo lavoro. Eh, non ci troviamo di fronte, qualitativamente, a un audio eh, meraviglioso nel senso non abbiamo dei bassi. Eh, molto, molto tonici, per il resto più che buono. Mentre ci siamo, eh, guardiamo anche i video. Partirei appunto dal nostro solito AV di Lost. Ok, facciamolo partire. Sarebbero dovuti arrivare. È quasi buio. Allora affretta il passo. Idiota. Ripetilo, ci dobbiamo accampare. Come potete vedere, gli avi si riproducono senza nessun problema. È piuttosto leggero, questo Avi. Eh, noterete invece qualche problema nell'MP4 in full HD che vi facciamo visionare adesso. Il telefono purtroppo non ce la fa, non ce la fa semplicemente a, a riprodurre file così pesanti in full hd, eh, fa piuttosto fatica, eh, qua problema soprattutto di ram e di processore un po' limitato, eh, questo purtroppo mh, difetta un po' la qualità totale, l'esperienza dello smartphone. Eh, possiamo vedere ancora il display, il display che comunque si comporta bene, c'ha ha un po' poco dettaglio si vede un po' di grana, di pixel però per il resto la luce è veramente forte si vede molto bene anche la luce quindi eh, niente da dire da questo punto di vista eh, dialer, dialer classico Sony con la ricerca rapida dei contatti come potete vedere i preferiti e le schede qua Sony tende a personalizzare sempre poco messaggi eh, messaggi andiamo ad eh, avviare una conversazione scriviamo un testo tastiera estremamente buona e sensibile ora abbiamo il correttore eh, automatico ma eh, come potete vedere il touch è veramente reattivo il feedback di vibrazione preciso e rapido una tastiera veramente ben fatta anche l'interfaccia dei messaggi a me sinceramente piace molto molto minimale browser di default Sony decide di togliere qualsiasi altro browser e di utilizzare Chrome scelta giustissima andiamo su Nexus Lab carichiamo la pagina Allora, come potete vedere, eh, si riesce a navigare abbastanza bene la pagina anche durante le fasi di caricamento. Fase di caricamento forse leggermente lunga, mentre lo scroll è da subito fluido, il caricamento è un goccino lento. Proviamo ad aprire un ulteriore articolo. Qua è sempre un problema eh, dovuto alla gestione della RAM, più che del processore. Proprio la mancanza di memoria non consente una rapida gestione appunto di questa che deve essere liberata per poi riessere di nuovo occupata essendoci solo 512 mega. questo incide parecchio se infatti andiamo come potete vedere adesso il telefono è un attimo bloccato volevo aprire il multitasking, vediamo se ce la fa a sbloccarsi questo è appunto uno dei limiti più gravi di questo telefono adesso si è un attimo piantato ho preso un po' di collegamenti tutti insieme Ok. Andate in crash la UI di sistema. Speriamo riparta. Come potete vedere questa è la schermata del multitasking, purtroppo non abbiamo un task manager che in questo caso in telefoni dove abbiamo veramente poca RAM eh, viene utile. È molto bello sempre il widget di Sony della galleria, uno tra i migliori, F molto fluido pure avendo poca RAM, ma qua e furba Sony aver creato un upscaling delle immagini, un downscaling, scusate, delle immagini in modo da eh, non appesantire il sistema. Eh, volevo parlarvi un po' degli strumenti e delle app preinstallate. Troviamo oltre eh, Sony Select con una scelta di app il track ID, tipo uno Shazam. Per chi non lo conoscesse, la Radio FM che in un dispositivo votata la musica è il massimo, eh, l'assistenza Xperia Care, che è, a cui potrete rivolgervi in caso di problemi, soprattutto hardware o software eh, per il telefono, Smart Connect, che ci consente di ehm, collegarci ad altri dispositivi di casa, eh, e poco altro, abbiamo 100 aggiornamenti che ci... Ehm, Dice, eh, come qua per esempio c'è un aggiornamento dell'applicazione Walkman, eh, ci aggiornerà proprio con le applicazioni proprietarie di, ehm, di Sony. Qua a sinistra troviamo la gestione del dialer molto uh, furba, nel senso che ci lascia libero tutta la parte delle home e a sinistra ci eh, dà qualche scorciatoia e qualche filtro per le nostre applicazioni. Eh, una gestione veramente ben fatta da questo punto di vista. Eh, abbiamo poi mm, abbiamo poi poco altro nel senso che eh, come detto Sony tende a non appesantire troppo questo dispositivo che in effetti eh, non appesantendolo ri eh, riusciamo a utilizzarlo ancora abbastanza fluidamente in maniera fluida ok non vi ho parlato della fotocamera fotocamera che è un altro aspetto che ci riporta un po' in epoche passate fotocamera infatti da 3 megapixel senza flash led la mancanza di flash led incide ma soprattutto incide la scarsa potenza del sensore, sensore da solo 3 megapixel come potete vedere già solo dall'anteprima della foto si vede già una grana a livello di sensore eh, prima di fare la foto volevo farvi vedere il, um, le opzioni abbiamo lo smile shutter che scatta quando noi sorridiamo l'anteprima il timer automatico poi il microfono nei video, l'avvio rapido, il geotagging e poco altro non abbiamo veramente tante opzioni a livello fotografico su questo uh, Xperia E1. Ok, come potete vedere abbiamo fatto la foto, non abbiamo l'autofocus sul, sul, eh, sul soggetto e manca totalmente anche quando scattiamo. Scan, qua abbiamo l'effetto immagine, abbiamo il riconoscimento scena per una gestione automatica dell'immagine, l'effetto immagine, il manuale dove possiamo gestire pochissimi valori come la foto, la, la luminosità e, e alcune, ehm, alcune varianti come l'alta sensibilità ISO, il, la modalità notturna, la modalità cibi, spiaggia, animali eccetera. Eh, quindi una varietà in questo caso di scene abbastanza elevata eh, che comunque non fa giustizia a una qualità dell'hardware della fotocamera eh, invece mh, un po' limitante. Eh, qua per esempio abbiamo la gestione dei filtri in contemporanea, gestione eh, che su altri dispositivi abbiamo apprezzato ma come potete vedere estremamente scattosa nell'E1. Quindi forse un filtro alla volta sarebbe stato più auspicabile e avrebbe ci avrebbe consentito una eh, gestione migliore. Um, detto questo, direi di eh, passare alla eccezione. L'eccezione è veramente ottima: uno smartphone che prende benissimo ovunque, prende molto molto bene sia in 3G che eh, tramite rete è normale eh, wifi molto stabile adesso siamo un po' lontani dal router abbiamo il segnale assolutamente al massimo eh, quindi niente da dire da questo punto di vista eh, arrivando quindi alle conclusioni questo Xperia 1 è un telefono riuscito allora prima di tutto dobbiamo dire che questo telefono è possibile trovarlo anche sui 110 euro circa 110€ euro è veramente poco per uno smartphone Android e eh, qua Sony sembra aver fatto un ottimo lavoro dal punto di vista del comparto audio su cui punta tantissimo e sul comparto estetico e ergonomico quindi eh, da questo punto di vista Sony ha centrato l'obiettivo eh, per il resto si è un po' mantenuta bassa per quanto riguarda invece... Eh, la RAM, RAM ehm, troppo troppo bassa, troppo poca RAM e il sensore della, fo eh, della fotocamera è veramente un ritorno a 5-6 anni fa come qualità del sensore quindi purtroppo eh, da questo punto di vista troviamo anche degli aspetti piuttosto negativi eh, quindi è un telefono che eh, può contentare magari eh, non so, un vostra madre, vostro padre, un telefono di battaglia, un telefono che può essere anche utilizzato come muletto e lettore MP3 insieme, dato che vi troverete benissimo da quel punto di vista. Eh, manca un po' di memoria, fortunatamente la, mi eh, la micro SD c'è per immagazzinare tutta la musica che volete. Eh, un saluto da Alessandro per Nexus Lab.